Oggi volevo far vedere la riparazione di alcuni bollini di grandine su una delle nostre Schoenwagon. Questo è lo stato dei bolli sul tetto, quindi macchina completamente grandinata, bolli non adatti a un principiante, di lavorazione già di livello intermedio elevato, occorre almeno un anno e mezzo, 2 anni di esperienza per riparare questa tipologia di bolli. Questa macchina verrà probabilmente salvata, quindi il tetto non richiederà la riparazione in carrozzeria. È stato rimosso nella parte posteriore l'insonorizzante, si vedono ancora le punte dei bolli che dal tetto vanno verso l'abitacolo, ovviamente i bolli non ancora riparati. Qua nella parte anteriore invece c'è un insonorizzante in materiale plastico, gomma. Qua sa la casa costruttrice il materiale che ha utilizzato, non voglio fare imprecisioni. Quindi vedremo la riparazione di alcuni bollini, ovviamente quelli più facili, più semplici, che un principiante può anche riparare. Vi faccio vedere a titolo di esempio quest'altra vettura, dove qui invece non si parla di bolli, ma si parla di ammaccature. Queste ammaccature sono riparabili dopo anni di esperienza, per fare un lavoro ovviamente dove non si vede la riparazione. Questo è un bollo apparentemente non difficile, comunque richiede delle accortezze per poter essere riparato senza lasciare il danno visibile. Allora, temperatura. Qui siamo intorno ai 12 gradi, l'ideale sarebbe avere almeno 17 gradi, da 17 gradi in su, perché la lamiera ovviamente deve flettere. Se la lamiera, per fare un esempio, è a 0 gradi, praticamente flette pochissimo. Una lamiera più è calda e più è lavorabile. Quindi una temperatura di 17-20 gradi è una temperatura ideale. Iniziamo con una levetta manuale di cui ho tanto parlato nei video precedenti, questa qua. Quindi vi sto facendo vedere una riparazione base,
Poi come si posiziona la lampada, la rifinitura. Queste sono, questi sono dei passaggi successivi che verranno spiegati solo ai corsi, quindi non nei video gratuiti su YouTube. Allora, qui prima andrò a sgrossare e poi, se necessario, andrò a rifinire. Questo è un bollino di difficoltà medio-alta. La riparazione di questi bolli si ottiene dopo circa 1 anno e mezzo, 2 anni di esperienza. Inserisco la leva nel gancetto. Come avete visto, nella leva ho messo le prolunghe. E inizio a riparare. Qua sono con la punta per sgrossare. Potrei anche usare il punzone viene usato ai primi tempi, poi si possono utilizzare quando uno acquisisce dimestichezza anche questi martelli. Questo è un martello realizzato appositamente che non si trova in commercio, la cosa importante è la curvatura della testa, quindi battendo non deve creare un bollo sulla lamiera, ma deve appiattire al massimo la punta che si è venuta a creare. Non segna la vernice. Andiamo con la punta piccola a rifinire. Come detto nei video precedenti, la punta per rifinire permette di entrare anche all'interno del bollo, quindi se il bollo è di 1 mm o anche più piccolo, permette di entrare all'interno dell'ultima parte rimasta di bollo e permette di rifinirlo. Cosa importante è non sforzare troppo per evitare di spaccare la vernice, quindi sforzare il giusto, anche questo c'è la forza da dare in leva si acquisisce con l'esperienza. Andiamo a rifinire. Quello di utilizzare questi punzoni, quindi il martello e questi punzoni. Quindi ribattere con questa punta in plastica.
Buono, riparato, ce n'è uno vicino. Andiamolo a fare anche semplicemente con la punta per rifinire. Quelli per cui non hanno bisogno di essere sgrossati. Sapendolo utilizzare, si può utilizzare anche sempre solo la punta per rifinire. Lì dipende un attimo dall'abilità del lavabolli dagli anni di pratica.